Competenza, conoscenza, competenze distintive, dinamicità, etica, onestà intellettuale, desiderio di portare un reale valore aggiunto nella vita delle altre persone. Questa mattina sono in compagnia di una persona davvero speciale, una donna dai grandi valori e anche una professionista competente, credibile e autorevole. Buongiorno Simona Petrozzi, ti ringrazio per la tua presenza e benvenuta nel salotto virtuale di Facebook. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato e sono molto contenta di condividere questa giornata insieme. Bene, il piacere nostro, ti ringrazio per la tua disponibilità, perché sei la classica persona che ha tanti impegni e riuscire a ritagliarsi 30-40 minuti di tempo per condividere tematiche di valore è sinonimo di grande professionalità e di desiderio, come ho detto precedentemente, di portare un valore aggiunto. Simona, prima di iniziare, vado a condividere questo video anche sul profilo Nicola Verdi, in modo tale che diamo la possibilità ad altre persone di collegarsi alla diretta. Alcune persone si sono collegate e do il buongiorno a queste persone. Innanzitutto invio un messaggio alle persone che ascolteranno questa diretta in differita. Scrivete ok nei commenti e da quale città siete collegati. Effettuiamo la condivisione, verifichiamo il funzionamento dei suoni e anche delle immagini in modo tale che poi diamo vita a questi bellissimi 30 minuti assieme a te. Innanzitutto, Simona, come stai? Bene, diciamo che si spera che siamo, come dire, in un momento che insomma questa pandemia cessi velocemente e possa consentirci di tornare a produrre, di tornare a lavorare. Questa è la priorità assoluta che abbiamo. Mi piacciono molto le premesse del nuovo Presidente del Consiglio, dove appunto dice basta assistenzialismo e diamo opportunità. E quindi le opportunità sono il sale della vita perché appunto è quello che ci consente di andare avanti e non dobbiamo fermarci. Noi, io essendo presidente di Terziario Donna, Confcommercio Roma, ovviamente sono una donna d'impresa, come dico, prestata alla politica sindacale ed è importante in questo momento stringere i denti, andare avanti, mostrare molta resilienza. Perché la resilienza è un ausilio fondamentale, come insegnate anche voi coach, e quindi insomma, in questo momento ci vuole tanto ottimismo, tanta positività, ahimè, ed appunto resilienza per cercare di ripartire al meglio. Non ci possiamo fermare, non ci possiamo deprimere, dobbiamo guardare avanti e quindi insomma, le premesse spero che siano buone. Bene, innanzitutto salutiamo la prima persona che ci ha scritto, Marco Bacci, che dice buongiorno Nicola Verdi ed aggiungo anche un buongiorno a Simona Petrozzi, perché oggi davvero condivideremo dei temi davvero molto importanti. Simona, a livello professionale il tuo nome si lega alla realtà di Siro Consulting dal 2006. Sinceramente, qual è stato il tuo percorso personale e professionale prima del 2006? Allora, diciamo che io sono laureata in lingue e letterature straniere, per la precisione anglo-americano e russo. Mi sono sempre occupata di rapporti e relazioni internazionali. Ho avuto la fortuna, grazie alla mia famiglia, di vivere e di studiare, soprattutto molto all'estero. Ho vissuto anche all'estero e quindi, insomma, questo mi ha permesso di avere un orientamento assolutamente internazionale, parlando appunto tante lingue. Quindi c'è una mia attitudine sicuramente a prendere esempio anche dall'estero. Quindi mi sono occupata sempre di rapporti internazionali, di relazioni internazionali. Siro Consulting nasce nel 2006 e nasce proprio, all'epoca era una ditta individuale, nasce proprio come internazionalizzazione. Quindi diciamo, io vinsi un bando sull'imprenditoria femminile dove mi ero, tra virgolette, inventata questo, diciamo, la possibilità di dire, di dare in outsourcing il reparto estero delle aziende. Quindi nasce appunto come internazionalizzazione, poi mi sono occupata anche di alcune attività di famiglia. Mio papà si è occupato, diciamo, ha avuto un'impresa di edilizia, appalti pubblici e quindi ho seguito anche questo parallelamente. Ho avuto diverse esperienze, devo dire.
quindi in ambito imprenditoriale. Però non ho mai abbandonato la mia Siro Consulting, che è cresciuta nel tempo, e non appena ho, come dire, fiutato questa importanza della web reputation, ho iniziato a fare dei corsi come analista OSINT, quindi Open Source Investigation, cioè il lavoro contrario, ossia la ricerca delle criticità sul web che riguardano un'azienda o loro esponenti o suoi esponenti. E da lì poi abbiamo cominciato a lavorare sul miglioramento della reputazione. Quindi, diciamo, nasco dall'internazionalizzazione con un occhio alla comunicazione, perché diciamo la mia laurea è appunto lingue e letterature straniere, anglo-americano e russo con indirizzo informazione e comunicazione. E poi appunto mi sono avvicinata all'OSINT, ho cominciato a lavorare direi quasi da subito con i miei due partner attuali, nonché i miei soci, quindi l'avvocato Caterina Flick, che segue tutta la parte legale in Siro, e l'ingegner Daniele Muscarella, che è invece un ingegnere informatico, uno dei migliori SEO, oserei dire. E quindi diciamo Siro Consulting oggi è una realtà che affronta il tema della reputazione digitale da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista legal, e questo lo fa in particolare l'avvocato Caterina Flick, che è una penalista che da tanti anni si occupa però di diritto dell'informatica, dell'informazione, e appunto con tutta poi la parte informatica che segue l'ingegner Daniele Muscarella, e poi un team, diciamo, di ghostwriter, ufficio stampa e quant'altro, tutti quanti contribuiamo alla fine al miglioramento reputazionale. Questa è un po' la mia storia. In realtà, appunto, ho avuto esperienze diverse, sempre direi comunque nel campo dell'internazionalizzazione, della consulenza aziendale, anche istituzionali, perché sono stata comunque consulente per varie istituzioni, quindi ecco, insomma, questa è un po' la mia storia professionale. Hai Ho avuto maturato in questo. anche in gioventù delle esperienze televisive, quindi insomma ho lavorato per Complimenti. tanti anni. Questo non è sicuramente fondamentale per quello che faccio adesso, ma è di grande ausilio perché comunque l'esperienza televisiva dove lavoravo anche come conduttrice, sicuramente questo mi aiuta anche nel lavoro che faccio oggi, perché appunto sono abituata anche, come dire, ad improvvisare, a trovarmi a parlare in pubblico, quindi tutto fa esperienza. Bene, Simone, innanzitutto complimenti per quello che hai fatto, per quello che stai facendo e sicuramente anche per quello che farai. Quando svolgo incontri di coaching e di consulenza con le persone, parlo di motivazioni, perché sono le nostre motivazioni che ci spingono a fare delle cose e allo stesso tempo sono le nostre motivazioni che ci spingono ad evitare di fare altre cose. Simona, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a creare Siro Consulting? E quali vantaggi può ottenere un contesto professionale quando ha una buona web reputation? Allora, sicuramente Siro Consulting è un'azienda che fin dall'inizio ho voluto che fosse un'azienda in grado di trasmettere valore. Quindi la nostra, come dire, quello che si chiama in gergo value proposition, no? Quindi il posizionamento anche nel mercato rispetto al valore, è sicuramente un posizionamento che vede anche, oserei dire, un grande rispetto dell'etica e della deontologia professionale. Per me l'etica, l'attenzione alla responsabilità sociale d'impresa è un tema importantissimo. Io sono molto contenta e amo molto il lavoro che faccio, principalmente perché sento che è un lavoro che ha una grande componente umana. Nel libro, diciamo, noi abbiamo scritto due libri, ho scritto due libri insieme ad altri autori in questi ultimi mesi, durante il periodo del lockdown. Una delle cose sulle quali appunto ho messo l'accento è proprio l'attenzione che noi dobbiamo avere nelle nostre imprese, per i temi di responsabilità sociale d'impresa, perché è un investimento dal ritorno certo. Quando si investe in temi di corporate social responsibility, si ha sicuramente, sarà più lento il ritorno, ma il ritorno è certo, e questo per me è molto importante. Siro Consulting si occupa
di tutte le lesioni del web. Noi ci occupiamo di web reputation, di litigation PR, adesso magari poi vi spiego nel dettaglio, ma in particolare la parte che mi piace di più del nostro lavoro è quello, per esempio, diciamo, dedicato a tutti i temi del cyberbullismo, revenge porn, cyberstalking, cioè noi seguiamo appunto questi temi con una grande implicazione, con una grande componente emotiva, perché ovviamente io sono mamma, ho un figlio di 15 anni, e quindi quando leggo fatti di cronaca dove i nostri ragazzi si trovano a vivere situazioni negative, ecco, ricordo il caso della ragazzina di Palermo con TikTok, significa che c'è un grande bisogno di educazione digitale, che c'è un grande bisogno di conoscenza. Quindi io credo che il nostro lavoro sia un lavoro che ha una componente sociale ed anche, consentitemi di dire, filantropica importante. Appunto, proprio nel libro dico, questo è un aspetto mio caratteriale, cioè mi piacerebbe vedere tutte le persone intorno a me felici, no? E quindi, in questo senso, con il mio lavoro, io credo di contribuire un po' alla felicità, nel senso che quando arriva da noi una persona che ha problemi di lesa reputazione, perché ha una serie di articoli sul web e sui media che non sono veri, che non sono aggiornati, che non sono attuali, e noi risolviamo queste problematiche, capite bene che a quella persona noi ridiamo dignità. E quella persona può di nuovo affrontare il mondo con la sua forza e con la sua resilienza. La lesione della reputazione è un avvenimento devastante che soltanto chi ci è passato può capirlo. Ma la lesione della reputazione significa è tutto, vuol dire appunto anche casi di cyberbullismo, perché anche quella è una lesione della reputazione attraverso i social. Quindi andare a risolvere questi casi, aiutare nella risoluzione di questi casi, io credo che veramente sia un fare del bene in un certo senso. Simona, quali sono i servizi resi disponibili da Siro Consulting? Come dicevo, noi siamo molto specializzati nel monitoraggio, nella cura della reputazione online, perché oggi noi abbiamo due vite, quindi c'è la vita fisica e la vita virtuale. Questa pandemia ci ha costretto in un certo senso a quella trasformazione digitale che era auspicata da anni ma non arrivava mai veramente. Noi ci siamo trovati appunto con questo lockdown a vivere una vita virtuale, quindi a fare call, ma è chiaro che come tutte le trasformazioni che avvengono in maniera subitanea e soprattutto in maniera così prepotente, si porta dietro delle criticità. Quindi noi appunto ci occupiamo di tutte le problematiche reputazionali. Da noi il nostro cliente tipo è un personaggio pubblico piuttosto che un'azienda, piuttosto che un'istituzione che ha dei problemi reputazionali perché magari sono usciti degli articoli sui media che non sono aggiornati, che non sono reali, perché una persona che per esempio è stata assolta da tutti i procedimenti giudiziari o un'istituzione o un'impresa che ha avuto delle criticità giudiziarie che poi sono state risolte positivamente, non è giusto che tutta la vita in prima e seconda pagina di Google abbiano, diciamo, delle notizie non aggiornate. Chiaramente noi possiamo lavorare e risolvere questi problemi soltanto quando l'evoluzione, diciamo, giudiziaria di quel processo, di quella vicenda è stata positiva, quindi quando ci sono state archiviazioni o assoluzioni. Laddove ci sono delle condanne, capite bene che ovviamente non si può lavorare perché se una persona è stata condannata, ahimè, insomma, è un'informazione assolutamente di pubblica conoscenza. Però vi posso dire che ci sono tanti casi che gestiamo di fake news, quindi di persone che si sono viste o di aziende o di istituzioni che si sono viste, diciamo, pubblicare degli articoli sui media o sul web totalmente falsi, quindi persone che non sono state mai neanche indagate, c'è scritto che sono in prigione, quindi insomma gestiamo situazioni veramente, veramente drammatiche. L'altra attività che facciamo, che è molto interessante, è l'attività di litigation PR, quindi della gestione della comunicazione a processo, a contenzioso attivo, perché magari ci sono tanti difensori, tanti avvocati che sono bravissimi nella difesa durante il processo, però non è detto che sappiano comunicare nel modo giusto. E noi sappiamo che oggi,
diciamo, ci sono i cosiddetti processi mediatici, no? Quindi è importante anche saper comunicare l'evoluzione della vicenda giudiziaria nel modo corretto, preservando sempre la reputazione di tutti, quindi di tutti, diciamo, gli attori coinvolti. E ci occupiamo poi, come dicevo, abbiamo l'altra divisione, che è quella dedicata al cyberbullismo, all'educazione digitale, quindi andiamo nelle scuole, facciamo corsi agli alunni, ai docenti, ai genitori che vogliono conoscere meglio il mondo del web. E quindi anche questo è un aspetto, diciamo, molto interessante, perché ovviamente vediamo ogni giorno, leggiamo casi di cronaca, ed è molto importante trasmettere ai nostri ragazzi l'uso consapevole della tecnologia e appunto quello che la tecnologia di positivo può fare e quali sono anche i relativi rischi e pericoli. Ovviamente da noi si rivolgono anche persone che non hanno problematiche reputazionali, ma semplicemente vogliono aumentare la loro visibilità sul web e anche prevenire, consentitemi di dire, anche prevenire, diciamo, incidenti reputazionali, perché oggi sul web chiunque di noi, diciamo, non è immune dalla problematica con tutti i social, no? Come dico sempre, i social sono il palcoscenico per chi non ce l'ha, chiunque può scrivere di chiunque, e quindi, insomma, è fondamentale, diciamo, monitorare, fare un buon monitoraggio dei social e quindi una sentiment analysis per sapere quello che si dice di noi e che cosa le persone pensano di noi. Bene, Simona, prima di procedere, Marco Bacci ti saluta. Buongiorno alla Presidente Petrozzi. E c'è Grazie. un'altra persona che ci sta facendo compagnia, oltre che a vederci, questa persona si è messa in gioco perché a volte scrivere durante una diretta o dare una propria opinione è abbastanza complicato perché c'è la paura del giudizio. Perciò Eugenia Rosario Human ci dice buongiorno a tutti con una serie di emotional che denotano una sua grande energia positiva. Buongiorno Grazie. Eugenia, ti ringraziamo per la tua presenza e ti ringraziamo per il fatto di farci compagnia e di esserti presa del tempo per questa diretta. Simona, nei giorni scorsi ho dato un'occhiata al sito di Siro Consulting e sono rimasto favorevolmente impressionato, oltre che da questa splendida grafica che stiamo vedendo, anche da una sezione dedicata all'etica. Questo è merito del nostro ingegnere informatico Daniele Muscarella, che ringrazio sempre perché ho la fortuna di avvalermi di due soci veramente di altissima qualità. Bene, ringraziamo anche noi le persone che collaborano con te perché personalmente ho un'idea e un concetto che poi può essere condivisibile o meno condivisibile. Il team fa la forza. Una persona da sola può fare tanto, tante persone assieme possono fare tantissimo. Devo dire che noi abbiamo un team veramente fatto di belle persone. Io dico sempre che ci si deve somigliare, cioè noi ci somigliamo. E quindi tutto il mio team, a partire appunto vorrei menzionarli tutti, ma appunto, oltre ai miei due soci, l'avvocato Caterina Flick, l'ingegner Daniele Muscarella, Mirko Tassani, Roberta Policari, Bianca Camerlengo, Laura Arista, sono tutte persone che hanno uno skill molto, molto elevato e soprattutto persone con un grande valore etico. Quindi la forza è assolutamente nel team. Io dico sempre che la mattina devono venire a lavorare contenti, sereni e col sorriso, e questo non ha prezzo, questo vale più di qualsiasi cosa. Vero, condivido pienamente anche queste tue parole, Simona. Ho visto una sezione del sito dedicata all'etica e questa cosa mi ha favorevolmente impressionato. Adesso, Simona, parliamo di valori. Quali sono i valori su cui si basa la realtà aziendale di Siro Consulting? Come dicevo, la realtà aziendale di Siro Consulting si basa su una grande attenzione alla responsabilità sociale e noi cerchiamo di lavorare nel rispetto delle persone. Io porto avanti un progetto come presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma, magari ne parleremo dopo, proprio su un progetto che si chiama Zero Molestie e Discriminazioni nei Luoghi di Lavoro. Ecco, credo che, diciamo, i primi che vogliamo mettere in pratica questo progetto siamo noi di Siro,
Quindi è importante avere una squadra dove chiunque si senta a proprio agio, anche con i propri limiti, perché ognuno di noi ha comunque dei limiti, nessuno è perfetto, e quindi è importante essere accettati per come si è. E questo credo, avere comunque, garantire, questo mi sento assolutamente di poterlo garantire come, diciamo, come amministratore, CEO di Siro, un ambiente dove tutti sono trattati con rispetto. E ovviamente siamo però nello stesso momento, è molto importante garantire uno standard qualitativo ai nostri clienti alto, perché sappiamo benissimo, oggi siamo in un momento, ce lo stanno dimostrando gli ultimi avvenimenti del governo, non possiamo più permetterci di non garantire l'eccellenza. Quindi la perfezione non esiste, ma l'eccellenza è perseguibile. Questo è il motto di Siro che sta anche nel nostro sito. Non possiamo più permetterci di essere approssimati e approssimativi, quindi comunque fare le cose in maniera così superficiale. C'è bisogno di un grande impegno da parte di tutti, e c'è bisogno di portare valore all'interno delle aziende, delle istituzioni che seguiamo, però questo si può ottenere soltanto se la squadra di lavoro, se il team di lavoro lavora sereno. Quindi quello che dico Vero. sempre, e qui mi collego a quando si rivolgono a noi le aziende che vogliono migliorare la loro reputazione, abbiamo imprenditori ed aziende che ci dicono: appunto, io vorrei migliorare la mia reputazione perché sul web parlano tutti male di me. Allora, la cura della reputazione è la punta di un iceberg. Noi non possiamo migliorare la reputazione di un'azienda se poi l'azienda al proprio interno, ovviamente, non tratta bene i propri collaboratori, persone che lavorano in nero, comunque voglio dire, hanno delle prassi. Diciamo delle procedure, delle prassi che non sono conformi alle leggi, perché è chiaro che quelle persone, e qui passiamo al concetto di employer branding, quelle stesse persone che lavorano all'interno dell'azienda saranno quelle che poi scrivono sui social, saranno quelle che poi non saranno ambassador dell'azienda per la quale lavorano. E invece è molto importante perché i primi fan devono essere proprio i collaboratori dell'azienda dove si trovano, perché loro sono ambassador del nome. Quindi è molto importante questo, devo dire, è un concetto un po' complicato da far capire, soprattutto ad alcuni imprenditori, le logiche ancora sono molto padronali, no? È vero che sicuramente poi ci deve essere qualcuno che decide, perché questo, alla fine ci deve essere qualcuno che decide, altrimenti diventa una confusione, però è importante che anche le decisioni siano condivise con tutto il team. Cioè noi questo, devo dire, in Siro lo facciamo quando c'è da prendere una decisione su un prodotto, su un servizio magari nuovo, c'è sempre un confronto con tutti, anche con l'ultima ruota del carro, consentitemi di dire. Perché anche quell'ultima ruota del carro può magari darti una sua visione, una sua idea che può essere interessante, perché è Vero. comunque, diciamo, un punto di vista. Quindi tenere sempre presente il punto di vista di tutti all'interno dell'organico aziendale. Noi cerchiamo di farlo in Siro questo, quindi garantiamo il rispetto, ma nello stesso tempo ovviamente chiediamo a tutti di perseguire l'eccellenza, perché quella è una cosa che non ci possiamo sicuramente permettere. L'eccellenza è un percorso giornaliero. E a proposito di eccellenza, Simona? C'è un commento di Marco Bacci. Concetti molto utili per chi svolge questo lavoro. Direi un vero e proprio momento formativo. Grazie. Grazie. Aggiungo Complimenti. a questo che Sì. poi ci vuole anche molta umiltà, no? Perché alla fine, diciamo, tutti dobbiamo fare un bagno di umiltà sempre e, come dicevo, si può apprendere da chiunque. Quindi l'umiltà è sempre premiante. Come dire, insomma, sono sicuramente dei concetti che ormai devono entrare a far parte di noi. Come dico sempre, come ci diciamo spesso con la mia socia, l'avvocato Caterina Flick, soltanto il duro lavoro a testa bassa garantisce risultati. Io credo che quando si lavora alacremente, con onestà, con serietà, i risultati arrivano. Quindi è quasi impossibile che non arrivino. Perseveranza, competenza, umiltà e resilienza. Quattro cardini importanti per avere dei risultati sostenibili nel tempo. Concordi con me, Simona?
Assolutamente sì, Prima di assolutamente sì. andare avanti c'è un altro commento, perché oggi abbiamo il pubblico delle grandi occasioni e saluto anche le altre persone che si stanno collegando alla diretta. Eugenia Rosaria Human, grazie mille, è sempre un piacere essere presente. Portate grande valore. È un bel complimento. Molto, devo dire che insomma noto che hai un seguito di persone che insomma, ti seguono con regolarità, si capisce che ti seguono con regolarità e questo fa molto piacere perché significa che diciamo quando si collegano hanno sempre la sensazione e la certezza soprattutto di apprendere qualcosa. Bene, grazie per questo tuo complimento, Simona. Simona, prima di andare avanti, condividiamo un aspetto e questo aspetto si chiama città di Arezzo. Quale legame hai con la città di Arezzo e cosa ti ha dato la città, come diceva Dante, dei popoli ringhiosi? Allora, su questo tocchi diciamo un tasto importante. Io ho lasciato il cuore ad Arezzo perché non essendo aretina, io sono romana di nascita, però ho vissuto ad Arezzo tanti anni. Frequento in realtà Arezzo da direi più di 20 anni. Ho iniziato a frequentare Arezzo a 18 anni perché insomma, per ragioni diciamo di cuore. Ho iniziato a frequentare la vostra città e ci ho vissuto fissa ad Arezzo per quasi 8 anni. Ho avuto anche delle attività ad Arezzo di famiglia, insomma, è una città che conosco bene ed ho avuto una grande fortuna, quella di entrare immediatamente in Confcommercio Arezzo, che è una bellissima realtà e quindi diciamo. Devo ringraziare la città di Arezzo che mi ha dato la possibilità di conoscere questa associazione di categoria così importante, ma soprattutto ad Arezzo conservo delle grandi amicizie. Come Wow. dico, detto spesso, è una città magari un po' difficile all'inizio, no? Perché quando si viene da fuori, si arriva da un'altra città, magari bisogna avere il tempo di farsi conoscere, di farsi apprezzare. Però posso dire che ad Arezzo ho appreso tante cose. Gli aretini sono delle persone molto concrete. Sono delle persone, come dico, di poche chiacchiere, ma di fatti, e quindi conservo ad Arezzo delle bellissime amicizie. Penso alla presidente Anna Lapini, che è stata una delle prime persone che ho conosciuto, al direttore Franco Marinoni, Catiuscia Fei, Sergio Agnelli, sono persone di Confcommercio Arezzo che mi sono state sempre molto vicine. E poi ho tantissimi amici nel gruppo Giovani Imprenditori, sono stata per più di 10 anni presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio di Arezzo e Toscana e queste persone sono rimaste nel cuore, anche se non ci vediamo spesso, poi con questa pandemia purtroppo non sono potuta tornare ad Arezzo da un po' di tempo, ma appena finirà voglio tornarci spesso perché sono veramente contenta, mi sento veramente bene quando sono nella vostra città. Quindi, insomma, e dico anche che venendo da Roma, Roma è sicuramente una città importante a livello relazionale, istituzionale, perché poi alla fine diciamo tutto è a Roma, no? Anche per il lavoro che facciamo noi, avere il legame con Roma è importante. Però, diciamo, ad Arezzo ho appreso un metodo di lavoro molto concreto e quindi questo, come dire, me lo porto dietro, perché ovviamente è un metodo diverso da quello romano. Ma sicuramente più confacente alla mia persona, perché io sono una persona abbastanza precisa, disciplinata, quindi insomma, ecco, questo è un aspetto che ad Arezzo ho avuto modo di portare avanti, quindi insomma sono molto legata. Poi è una bellissima città, si sta bene, si mangia bene, come dicevo prima, insomma, come ci siamo detti prima, quando abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Un mio sogno è comprarmi magari una piccola casetta ad Arezzo per venirci più spesso. Simona, grazie per queste tue parole e soprattutto grazie per il valore aggiunto che hai portato nella mia e nella nostra città. Hai introdotto il discorso di Confcommercio. Tu adesso svolgi anche l'incarico di presidente terziario donna Confcommercio Roma. Nei giorni scorsi ho letto un post che mi ha colpito, dove tu parlavi di democrazia paritaria. Cosa intendi per democrazia paritaria? Puoi approfondire questo concetto, Simona, per cortesia?
Assolutamente. Allora, io appunto, come dicevo, la mia esperienza in Confcommercio è iniziata proprio ad Arezzo. Sono stata 10 anni presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Arezzo e della Toscana. E ovviamente poi ho deciso di rientrare a vivere a Roma e quindi ho preso l'incarico come 2 anni fa, un anno e mezzo fa forse, sì, come presidente del terziario donna Confcommercio Roma, quindi delle donne imprenditrici iscritte a Confcommercio Roma. E ovviamente lo scopo di questo gruppo è un gruppo, innanzitutto posso dire, un gruppo di 20 donne di altissimo valore sulla piazza romana, perché sono tutte imprenditrici, commercianti, libere professioniste di altissimo livello, quindi donne che ce l'hanno fatta da sole o comunque hanno portato avanti anche imprese non solo di prima di generazione, anche di seconda generazione con molta professionalità. E quindi questo gruppo, come tutto terziario donna in generale, si appunto preoccupa di lavorare affinché l'empowerment femminile, il potenziamento di quelle qualità che contraddistinguono le donne sia sempre più preponderante, più importante nelle istituzioni, nelle imprese o comunque nel nostro paese. Le donne sono produttrici di PIL, quindi non ci dimentichiamo che le donne sono anche molto spaccanoviste nel lavoro, siamo abituate abbiamo diciamo quelle qualità proprio per genetica, per fisiologia, abbiamo quelle qualità che ci consentono di lavorare con un'energia molto forte. La donna lavora sempre quando sta male, quando ha, diciamo anche quando a livello di salute magari siamo un po' più fragili, noi riusciamo a lavorare perché ovviamente la maternità, la gravidanza sono aspetti che caratterizzano la nostra vita e anche, diciamo, la nostra energia e la nostra forza fisica. Le donne hanno quelle cosiddette soft skills, quindi diciamo quelle qualità che sicuramente contribuiscono a far andare meglio le aziende, perché abbiamo quell'intuito, quella empatia, quella capacità, diciamo, anche di conoscenza psicologica, dei meccanismi psicologici che regolano diciamo le imprese. Quindi credo che ci sia molto da fare da questo punto di vista affinché le donne abbiano un coinvolgimento più attivo. Un aspetto che mi piace sempre ricordare di queste qualità femminili è l'aspetto legato, diciamo, alla legalità. Io sono stata per tanti anni presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio, avevo la delega alla legalità. Ecco, posso dire che ci sono tante ricerche che dimostrano che laddove ci sono le donne c'è una maggiore attenzione alla legalità, una maggiore attenzione alla correttezza dei processi, all'etica e anche minore corruzione. Ieri parlavo con la dottoressa Monica Menichelli, che fa parte del mio consiglio direttivo di Terziario Donna Confcommercio Roma. Lei è una promotrice finanziaria, si occupa di finanza, e parlavamo, mi faceva riflettere, mi diceva: Simona, hai mai sentito un promotore finanziario donna? Che ci sono sicuramente, ma non sono, come dire, usciti così fuori anche a livello di cronaca, casi di promotori finanziari donne che hanno truffato, hanno commesso, diciamo, degli illeciti. Quindi la donna sembra che la si sia appunto una donna, ci sia maggiore attenzione alla legalità e minor corruzione. Quindi le donne nei posti giusti possono veramente fare la differenza. Questo è il principio della democrazia paritaria, come dice la parola stessa, democrazia paritaria, cioè ci deve essere un'uguaglianza di genere e quindi anche numericamente le donne debbono essere al pari degli uomini, cioè noi non dobbiamo più aver bisogno di proporci con forza, dobbiamo essere assolutamente incluse. Come dire, nella governance di default, perché siamo parte della popolazione, quindi non ci deve essere più questo bisogno di imporci a tutti i costi. Credo che l'interazione uomo-donna sia fondamentale, e quindi, come dire, il cosiddetto 50-50, no? 50%, ovunque sia una grande forza, perché fisiologicamente voi uomini avete delle caratteristiche che noi non abbiamo, come noi abbiamo delle caratteristiche che voi non avete. Quindi la perfetta sinergia fra uomini e donne nei posti di comando sicuramente garantisce dei risultati certi.
C'è molta strada da fare ancora nel nostro paese rispetto, per esempio, a paesi nordici, no? Pensiamo alla Finlandia, pensiamo ad altre repubbliche baltiche dove le donne ricoprono dei ruoli importanti. Non mi piace parlare di quote rosa, mi piace parlare di quote grigie, perché di fatto diciamo, le quote non possono essere scevre dalla materia grigia, qualsiasi, quindi uomini o donne debbono avere la materia grigia. Perciò, come dire, è una battaglia che portiamo avanti. A me non piace portarla avanti con aggressività, non mi piace un femminismo aggressivo assolutamente, mi piace più chiamarlo femminismo contemporaneo, nel senso che è diciamo, un cammino, un percorso assolutamente non aggressivo, perché l'aggressività e la violenza non porta a nulla, ma è un percorso che dobbiamo fare insieme, dove gli stessi uomini debbono essere nostri sponsor in questo percorso, Condivido. per arrivare poi ad avere quella democrazia paritaria, quella uguaglianza di genere, che sicuramente sarà utile a tutti. Quindi il mio approccio è assolutamente un approccio non violento, non aggressivo, non vedo l'uomo come lo spauracchio da demolire, ma anzi, dobbiamo fare un percorso insieme riconoscendo soprattutto i valori e le qualità dell'uno e dell'altro. Invito le persone che stanno vedendo e ascoltando questa diretta a ascoltare nuovamente, a vedere nuovamente questa diretta perché Simona sta parlando di concetti molto importanti e molto funzionali. Ed in particolar modo in risposta alla mia ultima domanda ha parlato di questo concetto, evoluzione. Anche noi uomini abbiamo bisogno di avere un'evoluzione e di vedere le donne come persone che possono portare un reale valore aggiunto. C'è una dote molto insita nelle donne, che è quella dell'empatia. Le donne hanno una grandissima empatia e perciò noi uomini abbiamo bisogno di essere maggiormente empatici nei confronti delle altre persone. Se Questa è una caratteristica. posso aggiungere una cosa, Nicola, rispetto a quello che hai detto adesso, che mi sembra molto, come dire, molto vicina a quello che tu hai detto, bisogna iniziare anche qui dalle scuole, dall'educazione, cioè bisogna iniziare ad educare i nostri ragazzi più piccoli. Noi, diciamo, io faccio parte di tante reti femminili, quindi oltre a quella ovviamente nazionale di Terziario Donna, nazionale guidato dalla bravissima Patrizia Di Dio, la mia presidente nazionale, faccio parte di reti come Inclusione Donna, Noi Rete Donna, che sono reti importanti, diciamo, che lavorano proprio per la democrazia paritaria e per l'empowerment femminile. E con loro, abbiamo, diciamo, presentato diversi progetti anche di educazione nelle scuole per l'uguaglianza di genere. Quindi è molto importante educare i nostri ragazzi, i nostri figli al rispetto, diciamo, di questi valori. Quindi, come sempre, bisogna lavorare dai più piccoli. Vero, condivido anche questo aspetto. Prima Simona parlavi di paesi nordici. In Finlandia, se ben ricordo, questo aspetto mi è venuto in mente adesso, insegnano una materia sin dalle scuole elementari. Questa materia si chiama empatia. L'empatia è il segreto di tutto. L'empatia serve, credo, per qualsiasi cosa, nei matrimoni, nelle coppie, con i propri figli. Saper riconoscere l'emozione, lo stato d'animo, il sentire dell'altro. Quindi, Verissimo, verissimo. quanto è bello, dico sempre, quando si parla di empatia, dico sempre una cosa: quanto è bello sentirsi compresi, non sentirsi giudicati, poter essere se stessi. Questo non ha prezzo in qualsiasi cosa, nel lavoro, in amore, sapere comunque che dall'altra parte non c'è qualcuno che ti giudica. Prima si parlava del giudizio, il giudizio è un grande limite. Giudicare l'altro, è veramente qualcosa che ci attanaglia e che ci blocca, che ci ferma. Quindi essere appunto liberi dal giudizio. Mi ricordo in uno dei corsi che feci, ho fatto ovviamente tanti corsi di formazione anche sull'empatia. Non so se anche nei tuoi corsi di formazione fai questo esempio, ma mi ricordo che un docente ci fece fare questo esercizio, che noi eravamo veramente sconvolti, ma in realtà è stato utilissimo, proprio sul giudizio, cioè liberarsi dal giudizio.
ci disse: mettetevi uno slip qui in testa e andate nel supermercato vicino. Ci fece uscire dall'aula e noi andammo ci fece portare uno slip con uno slip in testa in un supermercato vicino. Ebbene, disse: se voi riuscite ad entrare dentro un supermercato pieno di gente con uno slip in testa e a fregarvene di quello che possono pensare, siete già veramente ad un ottimo punto e potete affrontare qualsiasi cosa. E quindi, insomma, ci fece fare questo esperimento, eravamo tutti sconvolti, ma in realtà poi si è capito che questo era un esercizio proprio per abolire ed abbattere il giudizio. Verissimo, condivido anche questo aspetto, Simona. Simona, andando in conclusione di questa bellissima condivisione, quali sono le competenze necessarie da sviluppare per poter fare la differenza in positivo nel mercato? Se tu dovessi inviare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando e vedendo in risposta alla domanda appena formulata, quale messaggio invieresti? Sicuramente il sapersi mettere in discussione e leggere il mercato, perché soltanto se ci sappiamo mettere in discussione possiamo appunto saper leggere il mercato, quindi anche l'attività che facciamo, capire se l'attività che stiamo facendo è abbastanza innovativa, se ha bisogno di se c'è il bisogno di individuare nuove aree di business. E poi diciamo tutto quell'insieme di cose che abbiamo discusso prima, quindi resilienza, capacità di uscire soprattutto dalla comfort zone, no? Io credo che i più grandi cambiamenti e le cose più belle, sia a livello personale che professionale, avvengono quando non si hanno timori e si ha il coraggio di uscire dalla cosiddetta comfort zone, cioè quando si ha il coraggio del cambiamento, di cambiare e di vedere quello che c'è al di là e di non rimanere soprattutto schiavi, diciamo, di processi, di metodologie. Abbiamo sempre fatto così. Ecco, la frase "abbiamo sempre fatto così" mi mette sempre una certa paura. Frase fortemente limitante. Hai fatto così, è andato bene. Adesso siamo nel 2021, abbiamo bisogno di avere un'evoluzione. E a proposito di evoluzione, Simona, se mi permetti, anche io invio un messaggio alle persone. Ed il messaggio è uno dei miei slogan, che è crea, coinvolgi, condividi. Abbiamo creato questo bellissimo momento di condivisione. Abbiamo coinvolto alcune persone che ci stanno ascoltando durante la diretta ed adesso spetta a voi. Fate un'azione, utilizzate il cellulare in modo funzionale, condividete questa bellissima diretta con Simona Petrozzi anche sulla vostra pagina professionale di Facebook e anche sul vostro profilo di Facebook, in modo tale che potete sviluppare un altro concetto, che è quello di passare il favore, perché molte persone vicino a voi, collegate con voi sui social, potranno vedere con i propri occhi, ascoltare con le proprie orecchie e toccare con mano i grandi contributi di valore che questa mattina Simona ci ha gentilmente concesso. Io, Simona, Grazie. cosa ti posso dire? Ti ringrazio per la tua grandissima professionalità e ti ringrazio per avermi arricchito tanto in questa bellissima condivisione. Grazie. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Se volete sapere di più delle nostre attività, ci sono due libri che sono usciti adesso, Emily 06, Ragazzi nella rete, dedicata appunto ai ragazzi. Quindi è un romanzo che tratta appunto temi di cyberbullismo, è un romanzo assolutamente sociale, quindi con delle grandi, questo è un libro, posso dire, terapeutico, soprattutto insomma, che può fare la differenza. E l'altro si chiama invece Web Reputation, Crea il tuo successo, Attacchi mediatici, prevenzione e cura, entrambi di Armando Curcio Editore, li trovate ovviamente su Amazon e in tutte le principali librerie. Per approfondire i concetti di cui abbiamo parlato stamane, grazie a te, Nicola Verdi, a tutto il tuo team, e credo che siamo assolutamente allineati su certi temi. Grazie ancora. Grazie Simona, un saluto a tutti. Ciao, ascoltate nuovamente, vedete nuovamente la diretta e condividete. Ciao a tutti.